Istruttori era cominciata lo scorso febbraio e si è concentrata in particolare sull'affidamento di un parcheggio comunale del litorale ostunese a una società di Campi Salentina raggiunta nell'estate del 2020 da un'interdittiva antimafia della prefettura di Lecce, secondo la quale il basso valore assegnato al bando di gara per la gestione del servizio avrebbe consentito di eludere la certificazione antimafia. Le indagini sono quindi passate alla commissione ispettiva della prefettura di Brindisi fino a ieri sera, quando da Roma è arrivata la comunicazione dello scioglimento del Consiglio Comunale disposto dal governo su proposta della ministra dell'Interno Lamorgese. Nell'atto si parla di accertati condizionamenti della criminalità sull'amministrazione, ma il sindaco Guglielmo Cavallo annuncia l'impugnazione del provvedimento, che definisce ingiusto per la città e critica la procedura che lascia troppo spazio ai sospetti. Quella concessione sul parcheggio è stata ampiamente spiegata, ha aggiunto Cavallo. Si tratta di un caso unico ma assolutamente slegato da infiltrazioni o condizionamenti, sul quale tra l'altro non c'è mai stata un'inchiesta penale. Il comune sarà ora affidato ai commissari per 18 mesi. In provincia di Brindisi lo scorso marzo stessa sorte era toccata al comune di Carovigno.